Contorno semplice e veloce, la zucca rossa grigliata. Avevo questa bella zucca ed è perfetta perché ottengo, tagliandola spessa circa mezzo centimetro, delle fette così circolari. Adesso le vado a tagliare a metà. Tolgo la buccia e nel frattempo ho già la griglia messa sul fuoco, la bistecchiera, pronta per essere calda a sufficienza per cuocere la nostra zucca. E prima di occuparci della zucca, quindi prima di ogni cosa, prepariamo il suo condimento. Vedete, qui ho tagliato un paio di spicchi di aglio a fettine, poi ho tagliato a rondelle anche un peperoncino piccante, se non ne avete uno fresco potete usare quello in scaglie essiccato. E poi come erba aromatica ho scelto il prezzemolo, però andrebbe bene anche della menta, insomma la salvia, quello che preferite. Ho aggiunto abbondante olio di oliva. Se non volete mettere il sale sulle fette di zucca, potete direttamente metterlo nelle emulsioni di olio. E allora, mentre questo condimento riposa, noi andiamo ad occuparci della zucca. Questa volta preferisco togliere la buccia, però vi ricordo che se acquistate delle zucche bio, oppure le coltivate voi, vi ricordo che alcune tipologie permettono proprio di mangiare anche la buccia tranquillamente. Al momento di girarle, possiamo accertarcene magari punzecchiandole con una forchetta per vedere se si sono ammorbidite o comunque, soprattutto intorno ai bordi, cambiano colore quando cominciano a cuocere bene. Tutto sommato in 5-7 minuti riescono a cuocere e le bagno subito con la nostra emulsione. Quindi man mano si forma questo guazzetto che le impregna, le profuma, gli dà sapore. Tra l'altro potete scegliere non solo le spezie che volete, le erbe aromatiche che preferite, quindi magari invece del prezzemolo potete usare, come dicevo prima, la menta fresca o anche del rosmarino, ma potete anche dare una nota più acidula alla zucca, ovviamente aggiungendo o aceto bianco o aceto di mele, che, quindi piuttosto che quello di vino, quello di mele che è un po' più leggero, aceto balsamico se vi piace. Il consiglio che vi do è di lasciare riposare la zucca 1 ora, 2 ore prima di gustarla. Altre idee come la zucca gratinata al forno, ad esempio, le trovate tutte sui nostri siti internet vivomangiando.it e cibodoc.it, ma seguiteci anche sui canali social, su Facebook, Instagram e YouTube perché potrete vedere tutte le video ricette.